Avvocato Vincenzo Sparti. Sì, vero? Vincenzo Sparti, prego. Grazie signor Presidente. Milioni di italiani hanno sempre creduto in questo Stato e nella sua Costituzione. Parte di essi, forse una piccola parte, negli ultimi tempi invece è andata in crisi. È come se si fosse trattato di un figlio che viene a conoscenza di un aspetto del padre che non immaginava. Questa è la percezione dei fatti da parte delle persone che non hanno voluto e non si sono sentite di vaccinarsi. Si è trattato di un vero e proprio trauma per essi. Io ho avuto l'onore e l'onere di avere alcuni di loro in studio e posso rappresentare che alcuni sono caduti davvero in forme depressive serie. E sono stati anche irrisi per questo, banalizzando quello che era il loro sentimento, la loro frustrazione. In realtà occorre considerare il perché essi sono caduti in questa depressione e altri invece hanno semplicemente sofferto quella che ritengono un'ingiustizia. Perché si è andato a toccare, si è cioè sbriciolato quello che è un diritto fondamentale, il diritto al lavoro, e nel caso specifico invece della mia causa è il diritto allo studio. Allora, quando viene conculcato un diritto così fondamentale per l'esistenza dell'uomo, è inevitabile che ci siano delle conseguenze a livello emotivo e nell'animo. L'Avvocatura dello Stato poc'anzi ha sofferto, è stata suscettibile nell'avere sentito la parola ricatto. E io adesso ho una certa difficoltà, devo dire, a trovare un'espressione che possa rendere l'obbligo che è stato posto a carico di queste persone. Però indubbiamente si è trattato di un obbligo e di una sanzione molto pesante, perché allora quando si va a toccare lo stesso bisogno dell'individuo o dell'individuo o dei suoi figli, allora quando cioè si toccano queste profondità, quindi si va a dire un individuo che se non compie una determinata azione, lasciando stare un attimo la questione del vaccino, una determinata azione gli si potrà togliere il diritto a sostentarsi, il diritto a percepire un reddito, il diritto a dare da mangiare ai propri figli. Allora quando succede qualcosa del genere si è davanti ad un problema molto serio. Ed infatti l'articolo 32, il secondo comma in particolare, l'ultima proposizione, dice che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ora, questa espressione possiamo interpretarla sia nel senso proprio fisico, cioè i limiti sono connessi al trattamento sanitario in se stesso considerato, per cui non si può imporre agli individui di fare da cavia, non possono essere imposti trattamenti con potenziali effetti avversi, anche seri, ed è questa la prospettiva, ad esempio, dell'ordinanza del CGA, non si può sottoporre l'individuo a pratiche lesive della sua dignità, anche sul piano fisico, insomma. Quindi i limiti sono connessi al trattamento, ma a mio avviso questa espressione della Costituzione fa anche riferimento al modo in cui si può ottenere
un obbligo sanitario. Cioè, quindi esistono anche dei limiti nel modo in cui si persegue questo obiettivo. E a mio avviso questa costrizione, fatta nei termini che ho detto poc'anzi, non risponde al rispetto della persona umana. E questo ci tengo a sottolinearlo perché è esattamente il punto e il cuore del problema. A mio avviso, dire se questa costrizione, nei modi in cui è avvenuta, è legittima o no, rappresenta, è la mia prospettiva ovviamente, rappresenta uno spartiacque tra una società fondata su dei valori morali, tra l'altro essendo cattolico sono convinto che i valori cristiani abbiano permeato la Costituzione, grazie al contributo delle forze politiche cattoliche, soprattutto sotto il profilo della dignità della persona umana. Quindi uno spartiacque tra una società fondata su valori etici e una società fondata su valori spietati. Perché se si avvalla questo tipo di ragionamento, cosa impedisce che la medesima costrizione non venga utilizzata a qualunque livello? Quindi la possono usare i genitori per costringere i figli ad andare a scuola. Io sono papà di due figli, ho sempre questo problema, ma non penserei mai di dire se voi non andate a scuola io vi toglierò il cibo. Ci sono cose, cioè ci sono dei limiti invalicabili oltre i quali non si può andare. E questo lo facevano in passato i mariti, cioè tenevano sotto la propria casa le mogli, dietro questo ricatto implicito che se ne andavano non avevano di cosa vivere. Quindi, e per fortuna sono stati fatti passi in avanti in questo, sull'emancipazione della donna. Ma oggi questa medesima logica è stata adottata dal nostro Stato e a mio avviso questa logica, questa modalità, viola l'articolo 32, lasciando stare un attimo da parte il profilo della vaccinazione sul piano scientifico. Io dico che la lesione della dignità umana è anche sul modo in cui si è configurato questo obbligo vaccinale. Il trattamento sanitario, poi, sono parole della stessa, di codesta onorevole Corte Costituzionale, sentenza 282 del 2002, deve rispondere a criteri scientifici ed evidenze sperimentali e non alla pura discrezionalità politica. Ora, ci sono tutta una serie di elementi da cui può evincersi che invece c'è stata una discrezionalità politica massima nella scelta delle categorie che si sono costrette alla vaccinazione, questa soglia dei 50 anni, perché 50 anni, perché non 60, perché non 45? Questa è stata discrezionalità politica, non aveva un appiglio scientifico. La scelta delle categorie, quindi le forze dell'ordine, gli insegnanti, perché non altri? Poi, la ratio sottesa all'obbligo dei sanitari, secondo me è irragionevole sotto il profilo dell'articolo 3, sotto il profilo della violazione dell'articolo 3, perché la ratio era che si evitasse il contagio dei fragili, ma in realtà è stato dimostrato che questa vaccinazione non impedisce il contagio neanche a coloro che sono vaccinati, nei confronti di chi non è vaccinato, nei confronti di altri. I vaccinati cioè contagiano, quindi questo aspetto non era vero. Allora si è detto, ma è per evitare il carico degli ospedali, ma una categoria minima come quella dei sanitari, cioè così piccola rispetto al resto della popolazione, come può determinare il carico degli ospedali? Quindi anche su questo profilo c'è stata un'irragionevolezza di fondo. Poi un profilo rilevato dal Tribunale di Brescia, cioè la differenza del trattamento tra persone che non hanno potuto vaccinarsi e persone che non hanno voluto vaccinarsi. Se la ratio di fondo era che la persona non vaccinata
potesse contagiare in ospedale, quindi potesse essere contagiosa nei confronti dei pazienti fragili, perché si è fatto questo distinguo? Cioè coloro che non potevano vaccinarsi e comunque non erano quindi vaccinati hanno continuato a lavorare e invece coloro che non volevano venivano messi fuori. Quindi vuol dire che la funzione era qualcosa di più di una questione scientifica. Era una sanzione per la disobbedienza e questi aspetti vanno tenuti in conto. Vuol dire che vanno ad intaccare la ragionevolezza di fondo del provvedimento. Io concludo, così do spazio a mio fratello di trattare l'ultimo profilo. Ho iniziato dicendo che milioni di persone hanno sempre creduto nello Stato, nella Costituzione e nella libertà che la Costituzione consente a tutti di avere e possedere. E l'hanno fatto perché essa, la Costituzione, ma anche la libertà, usando le parole di Calamandrei, non è stata donata, ma riconquistata a prezzo di rovine, di torture e di sangue. E questo si deve ricordare in un momento in cui tanti individui lamentano una lesione a questa profonda convinzione, al foro interno della loro volontà, a ciò che loro nel loro profondo hanno considerato di non volere fare. Grazie. Grazie a lei.